Quante volte avrei pensato, io invio anche qui il curriculum, non si sa mai, e magari è proprio quella la volta giusta. Ricevi una telefonata, un'email di convocazione per un colloquio di lavoro e tac, tutto inizia. Sigla. Arriva il giorno tanto atteso. Ti svegli agitato sperando che sia il tuo giorno fortunato. Indossi i pantaloni neri, le scarpe nere e la tua camicia bianca. In teoria dovresti essere energico. Sì, in teoria. Nella pratica, sei proprio sicuro di essere a conoscenza di tutto, 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 tutto? Cosa non fare quindi a un colloquio di lavoro? Allora, ricordi a memoria il tuo curriculum e ti lanci lì per raggiungere la sede dell'azienda. Ma ciò che accomuna tutti i datori di lavoro durante il colloquio è senza ombra di dubbio l'attenzione per i dettagli, piccoli dettagli, che però possono mettere in discussione la tua persona e farti perdere questa opportunità lavorativa. Ma non preoccuparti, con questo video parti preparato. Questi sono dei consigli che dovrai ricordare. Non mettere piercing, non mettere in mostra i tuoi tatuaggi, non mostrarti né nervoso né altezzoso, non arrivare troppo in anticipo. Pare strano, ma 10 minuti basteranno per far intendere che sei il tipo di persona che ci tiene alla puntualità, ma che non sei un tipo ansioso. Allo stesso tempo, non arrivare in ritardo perché potrebbe essere compromesso anche il tuo ingresso nella sede del colloquio. Quindi attenzione, non utilizzare un profumo troppo forte, fidati. Non dimenticare di spegnere il cellulare. Non immaginate quante figure di merda si fanno. Non masticare il chewing gum. Cerca di farne a meno, almeno per quel giorno. Non stringere la mano con troppa forza o con troppa poca forza. In entrambi i casi gli estremi non piacciono. E questa è una cosa alla quale ci tengo tanto. Non dimenticare il curriculum a casa. Soprattutto presentati con un CV veritiero e non gonfiato. E non lamentarti del tuo precedente datore di lavoro. Denota mancanza di rispetto verso qualsiasi tipo di manager. Non distogliere lo sguardo dal tuo recruiting. Potresti apparire insicuro, quindi non sbagliare. Non interrompere mai l'interlocutore per sovrastarlo. Non parlare troppo, ma non parlare neanche troppo poco. Non ignorare le finalità dell'azienda. Come minimo devi informarti bene prima di sottoporti ad un colloquio. Non immaginate quante persone facciano questo sbaglio laggiù. Non arrivare mai impreparato. In questo modo avrai già nella tua testa una lista di domande possibili che ti potranno porre. Altra cosa, non porre domande sciocche, tipo c'è la pausa pranzo? E non chiedere subito al primo colloquio a quanto ammonta un eventuale stipendio. Non autodefinirsi incompetente, né rispondere non lo so a qualsiasi domanda. Non formulare mai frasi grammaticalmente non corrette. E infine, non chiedere mai l'ammontare del carico di lavoro. Il lavoro non è tuo al momento, ti informerai successivamente. E se il colloquio non va? Non necessariamente, la mancata assunzione dipende dalla persona convocata a sostenere il colloquio di lavoro. I motivi possono essere infiniti, ma ciò non deve buttarti giù con il morale, mi raccomando, anche perché Londra è piena di occasioni. Troverai inevitabilmente il lavoro giusto per te in pochissimo tempo. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se mi stai guardando su YouTube. Oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!